che squillino le trombe, che si possa aprire questo sipario. Ladies and gentlemen, per voi Carmelo Chiaramonte. I frutti verso l'Etna, quindi a nord, che hanno un sapore. I frutti a sud, quindi verso Capopassero, che hanno un altro sapore, come intensità, perché c'è un'escursione termica. Poi ci sono i frutti fuori dalla fronda e dentro la fronda, quindi in un albero di arance noi troviamo circa 4 sapori già solo per quanto riguarda il succo. E una delle cose che vi voglio far sentire è un pochettino il succo separato da se stesso, perché noi non guardiamo mai un frutto per la sua fisicità, per la sua matematica, per la sua armonia, musicalità, perché ovviamente voi dovete sapere che tutti i frutti, quando sono sull'albero così, praticamente la metà di sotto, il fruttosio, siccome è un poco pesante, è stanco, e scende, e ora lo sentirete, perché prende, quando invece si beve il succo solo dell'arancia superiore, è molto meno dolce. Tra l'altro, io mi scuso per il Signore, in Sicilia si dice che l'arancia è più buona dal culo, dal sedere, insomma, no? Perché prende questo qua, è un pochettino la parte bassa. Scusate l'espressione, ma insomma, queste sono cose che non tanto, insomma, ce l'abbiamo tutti. E quindi praticamente non guardiamo mai una mela, un'ananas, una pera in questo modo, noi prendiamo un'arancia, una mela e ce la mangiamo, ma non andiamo sulle sottigliezze, che dice tutto, ci abbiamo fretta, ci abbiamo troppe cose da fare, e poi non si sa che cosa dobbiamo fare, insomma, però comunque questa fretta ci fa perdere questi piccoli significati, che sono poi anche motivo di piacere della biodiversità, perché vedete che andare in campagna è una cosa molto importante, perché soprattutto per l'appetito, soprattutto per la conoscenza, diciamo, io per quanto riguarda me che sono un cuoco abbastanza estremista, abbastanza complicato da gestire io stesso con me stesso, il mio supermercato è la natura, per cui insomma spesso, oggi le cose che sentirete buona parte sono state raccolte in campagna liberamente, anche da aranceti che purtroppo in qualche modo sono stati abbandonati. Finirà. Me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me, forse no. Pero no.